È cambiato tutto, ormai non ci si capisce più niente. In questo video vorrei andare a parlarti di quello che da 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, quello che non è mai cambiato in realtà per la musica e per gli artisti. C'è una cosa, in realtà ce ne sono di più, ma oggi ti vorrei parlare di una cosa specifica che non cambierà mai. L'artista ha bisogno di un pubblico. Punto. Questa è la cosa che non cambierà mai, perché semplicemente c'è un artista e qualcuno che deve ascoltare la propria musica. Quello che cambia è il modo in cui l'ascolta, quindi benissimo, non si vendono più dischi, si va sullo streaming, a parte che non è vero che non si vendono più dischi, ma in ogni caso è molto più preponderante lo streaming, benissimo, è cambiato un modo di fruizione della musica. Si fa meno live? Benissimo, questo che cosa significa? È cambiata la musica? No, è cambiato il modo, quindi ci sono molti meno locali che fanno musica dal vivo, ci sono molte più persone che ascoltano la musica su sempre online o che comunque che seguono i propri artisti online. L'esperienza fisica all'interno di un locale dedicato, concerti, sono meno e quindi per poter arrivare a fare concerti bisogna avere già un pubblico, mentre prima il pubblico si trovava nel locale, ok? Anche qui pubblico, il pubblico ti serve sempre. Cos'è cambiato a livello, diciamo, discografico? Una volta si andava molto di più a cercare la persona che poteva essere adatta a vendere. Le etichette lo fanno ancora, però anche qui vendita. A chi vendi? Al pubblico, ok? Cosa facevano le etichette? Cosa fanno tuttora le etichette? Producono musica che è il prodotto, alla fine. Oggi in realtà anche l'artista è diventato un prodotto, perché ormai l'immagine è sempre più importante, quindi anche l'artista stesso viene venduto quasi quanto la musica. Quindi quello che succede che cos'è? Che la casa discografica si produce musica, promuove musica, ma quello che fa poi alla fine per guadagnare, che cos'è? Deve riuscire a vendere questa musica ad un pubblico e molte volte la promozione che cosa fa? O va a intercettare un pubblico già esistente per un certo genere musicale, penso ad esempio al pop, musica pop, trovo un nuovo artista, c'è sempre bisogno di artisti che facciano musica pop, che va per la maggiore. Si cerca un artista, si cerca di costruire un prodotto attorno a lui o comunque se ce l'ha già, in ogni caso non importa, è la stessa cosa. Però poi quello che si fa è si va a caccia del pubblico. A questo punto il pubblico che ascolta musica pop esiste già, non si deve andare a creare, lo si va ad intercettare. E ancora una volta capisce che quindi il pubblico è già lì, è già pronto e non è cambiato negli anni, è sempre così. Oggi cos'è cambiato? Ad esempio, ci sono molti più artisti indipendenti, la barriera per far musica si è abbassata. Strumentazione, collaborazioni online, piattaforme che ti mettono in contatto con questo studio, con l'altro studio, poter inviare e fare mix e mastering online. Cioè, ragazzi, le soluzioni ovviamente non ve le sto a spiegare quanto siano cambiate, e però a questo punto l'artista indipendente ovviamente ha molto più accesso al mercato, ok? Questa soglia quindi si è abbassata, ci sono più artisti, è aumentata la concorrenza, ma la concorrenza alla fine in termini di artisti che vanno a cercare di proporre la propria musica è concorrenza di che tipo? Cioè, per che cosa concorre? Per che cosa concorrono tutti questi artisti? Per avere visibilità, per avere l'attenzione del pubblico. Quindi anche qui sempre pubblico. Questa è la cosa che assolutamente non cambierà mai. Quindi oggi il pubblico è diventato sempre più fondamentale. Quindi oggi però la cosa bella è che il pubblico sei in grado di gestirlo tu. Oggi sui social tu puoi creare il tuo pubblico, puoi coltivare il tuo pubblico, sviluppare delle relazioni con il tuo pubblico, che è quello che fa la differenza tra un artista che viene seguito veramente
è un artista invece che ha solo dei numeri. Quante volte hai pensato che quei fan di quell'artista sono pazzi? Benissimo, è esattamente quello che devi fare tu, quello che devi cercare di fare, costruire un pubblico pazzo per te. Poi, se tu guardi gli artisti e dici sì, vabbè, ma io non voglio costruire un pubblico del genere che è pazzo per queste robe qua, benissimo, costruisci il pubblico pazzo per te, cioè pazzo nella maniera in cui tu credi che sia fondamentale. Sei un artista che si batte per temi sociali, temi di inclusione, direi temi sensibili. Bene, la gente pazza per te sarà pazza del fatto che tu ti batti per questi temi, che tu collabori per azioni umanitarie, sociali che vadano in questa direzione. Quindi non è che il pubblico pazzo è solo il pubblico di 15 anni che si fa scrivere il nome sul braccio, ok? E quindi no, io non voglio un pubblico pazzo. Quindi tutto questo per dire: pubblico, il pubblico non cambierà mai, bisogna creare un pubblico, farlo appassionare alla propria musica, e questa è la chiave per tutto. Sia che tu voglia continuare, proseguire e coltivare una carriera da artista indipendente, sia che tu invece voglia iniziare a collaborare con etichette, con booking, con chiunque, qualunque addetto ai lavori del settore musicale.